Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Snake e stanno a due, bentornati e bentornate sul Games Channel. Finalmente, di nuovo qui su Skyrim, non vedevo l'ora. Adesso sarà mia intenzione. Perdonami anche, però non potevo non farlo. Non lo penso io, assolutamente, assolutamente. Però, cioè, adesso. Questo è un elemento fondamentale per dar manforte alle tesi sballate che si fanno alcuni di quelli che ti guardano, ti vedono. E vabbè, so. Comunque, so è dialetto. Comunque, è mia intenzione andare a esplorare quell'isola lì, come anche l'altra isola che si trova a nord. Drago del Nord mi ha detto che in una di queste isole avremo a che fare con le radici di Nirn e l'alchimia. Quindi sono molto interessato. L'alchimia è interessante. Radici ne vedo sia lì che là. Quindi va bene. Quello là è un drago anziano. Non voglio sparargli addosso perché potrebbe innervosirsi. Voi non vedrete niente, mi spiace. Quello dovrebbe essere un drago anziano. Quindi lo temo davvero molto. Allora, facciamo una cosa, andiamo prima là, va. Il drago anziano ci andrò con molta più calma, magari con l'invisibilità. Allora, lo temo, questo lo sapete, io temo molto i draghi anziani e gioco al difficoltà alta, non posso non oso immaginare al leggendario cosa potrà mai essere. Ah, tra l'altro, a proposito di difficoltà, Kastag. Io ho l'incantesimo e mi è stato scritto da Petra, vabbè, da tantissimi, da molti di voi, che è un incantesimo, un'evocazione che posso utilizzare solo 3 volte ed è potentissimo. Vabbè, adesso vedremo. Mamma che bellezza. Stupendo, guardate che luogo, guardate che atmosfera. Con la luna, con l'Orcan che ci guarda come al solito. Magnifico. Allora. È scomparsa la base su cui è appoggiato il drago. Vabbè, siamo troppo lontani il gioco. Non riesce. I pop-up, non so come chiamarli comunque. Non riesce a caricare bene lo scenario in lontananza. È un gioco anche del 2011, dai. Allora, questa è la radice di Nirn. Vabbè, andiamo a vedere sopra dove ci sono loro. Però che stavo dicendo? Tanti discorsi. Ah, ok, Kastag che devo vedere. Vediamo un po'. Evocazione. Evoca Kastag su poteri. Evoca Kastag affinché combatta al tuo fianco per 120 secondi. E vabbè, giusto, giustamente ci dà un. Pochi secondi, che poi non sono neanche pochi visto che è potentissimo. Però comunque è limitato proprio perché è tremendamente forte. Puoi usare questa abilità solo 3 volte e solo all'esterno. Questa è una cosa importante da sapere. Va bene, non lo vedremo perché non mi va di sprecarlo così a cavolo. E adesso andiamo un attimo lì. Io, inutile dire che sono estremamente soddisfatto, orgoglioso di come sta andando ancora questa serie, cioè nel senso i commenti che mi lasciate mi danno sempre grandi soddisfazioni per l'appunto, guardate che roba però, bellissimo, quadri, quadri, grandi soddisfazioni non solo per gli approfondimenti che sono sempre interessanti, cioè robe oggettive, ufficiali di loro, ma anche per le speculazioni che date a proposito in questo. Nell'ultimo caso dei Rikling, avete aggiunto altre robe, ipotesi, no? Sui loro atteggiamenti, sul modo di vivere. Magnifico. Io credo proprio che. Qui mi sa proprio che mi sgamerà, per forza. Sì. Matrona. Va bene, lei è debole al fuoco, per forza di cose. Quindi, Tenuma Elish sarà essenziale. C'è qualcun altro però? Oddio, allora curiamoci un attimo con una semplice due cure e poi mettiamoci la magia, soltanto che ho problemi. Ah, ok, c'è questa da tipologia di Spriggan. Vabbè,
Guardate, mi sono talmente agitato che ho rimosso. Ecco qua. Visto che loro colpiscono dalla distanza, anche se adesso si stanno avvicinando, ho potuto utilizzare anche io l'arco. Ok, vabbè, molto più semplice. Oddio! Guardate la radice enorme! No! Completamente rimosse le... No! Dannazione! Oh, ce ne sono altre, fortuna! Fortuna. Avevo completamente rimosso le radici di Nirn gigantesche. Dico questo, scusatemi, dico questo perché in Oblivion c'erano radici di Nirn grandi. Oh, ce n'era una? Non ce n'era più di una. Mi sembra una sola n'era in Oblivion. Comunque, questa è sicuramente la più... Queste sono sicuramente le radici di Nirn più grandi che abbia mai visto. Ok, drago, è questa l'isola a cui tu facevi riferimento. È enorme. Allora, vediamo. Ha a che fare quindi con le radici e l'alchimia. Certo che adesso va a morire. A proposito di morti. Nessuna lettera. Ovviamente possiede una radice di Nirn. C'è lui dietro tutto questo. Stavo dicendo, va a morire l'ipotesi che mi fece ai tempi di Oblivion. È un'ipotesi buttata lì, non ve l'ho mai detta perché, ripeto, avevo rimosso sta cosa delle radici giganti, radici gigantesche. Allora, vi dico quello che pensai ai tempi, vedendo la radice grande. Allora, innanzitutto la pianta in Oblivion si trova nei pressi di Skingrad. È Skingrad, sì, quello... il paese a nord di Kvatch, sì, Skingrad, dove c'è... Vabbè, non lo dico. Dove c'è un personaggio che mi ha sempre intimorito, comunque affascinato. Ai tempi ero curiosissimo. Allora, in pratica, Skingrad è un paese che si trova a sud-ovest di Cyrodiil, diciamo. E fuori da Skingrad ci sono fattorie, vigneti. La città è famosa proprio, è rinomata anche per i vini, ad esempio. Quindi, attorno a Skingrad c'è dell'ottimo terreno, terreno fertile. Quindi cosa andai a pensare? Magari in quella zona è riuscito a crescere una radice di Nirn gigantesca proprio grazie al tipo di terra, ok? Però vedendo adesso queste radici, tra l'altro bellissima, guardate che bella cosa, anche questa, molto d'atmosfera. Vedendo queste radici grandi, anche qui, estremamente a nord, un territorio totalmente diverso da Cyrodiil, comunque da quella zona lì di Skingrad, allora va a schiantarsi quella mia teoria. Anzi, adesso ne ho un'altra. Che bello, tra l'altro si muove la barca. Giustamente, eh. Però non lo davo per scontato perché non ci avevo mai fatto caso a questo movimento, grazie tra l'altro alle onde. Grazie all'acqua, insomma. Allora, c'è qualche lettera però prima di farmi teorie? Decumus Scotti, uno dei pilastri della lore, uno dei personaggi più belli per me, descritti nei libri. A me piace tantissimo Scotti. Vabbè, ne ho parlato diverse volte. Ok. Niente, comunque non c'è nulla. Ok, a proposito di pendenti, voglio tornare anche a Roccia del Corvo. Andando, qui ci sarà un pendente. Dannazione, devo bere. Comunque, la mia nuova teoria è questa. C'era quell'alchimista, quindi molto probabilmente queste piante sono diventate così grandi proprio grazie all'aiuto
di questo alchimista. Ha fatto degli studi, delle... Olè, finalmente. Insomma, questo alchimista è riuscito, grazie a degli esperimenti alchemici, a creare queste grandi radici di Nirna. Però è anche vero che l'abbiamo ritrovato morto. Le Spriggan sono arrivate successivamente oppure già vivevano qui? Potrebbe essere vera anche quest'ultima ipotesi. E se fosse vera davvero quest'ultima ipotesi, lui ha avuto soltanto sfortuna di raggiungere questo posto ed è stato ucciso, quindi le radici già c'erano. Sono cresciute naturalmente, diciamo, quindi senza l'aiuto esterno, senza un aiuto per l'appunto umano, elfico in questo caso, giusto? Sì, ok. Non lo so. Non ne ho idea. Ho dei dubbi. Ovviamente è possibile che non ci sia una risposta, eh. Molto probabile che non ci sia una risposta, però come sapete a me piace sempre capire le origini delle cose, capire i perché, cioè ne ho anche spiegato ad alcuni di voi dopo l'ultimo post che ho fatto su Facebook in relazione ai commenti stupidi e cretini, no? Che mi sono arrivati. È una mia fissa ossessione. E probabilmente Bethesda neanche ci ha pensato a questo. Cioè, ovviamente l'ha fatto di proposito a metterci questa cosa qui, a incuriosire il fan. E poi sta a noi cercare di teorizzare. Fa parte del gioco, insomma. Allora, temo tantissimo il drago. Mettiamo invisibilità e esploriamo con calma l'isola. Non voglio affrontarlo. Non devo consumare tempo. E molto ovviamente comunque potrei lasciarci anche le penne. Allora, sono stati davvero molto amiconi. Non mi hanno aggredito. Il drago è lì. Ah, ok, questa è la classica zona dove sono i classici monumenti che sono vicino alle tombe dei draghi. Qui è da dove è risorto in pratica. Chissà quali monumenti. Stavo pensando a robe strane, nuove, capito? A qualche grotta magari, dungeon e così via, ma comunque non c'era neanche l'indicatore. Qui c'è uno scheletro e una cassa. Ma il problema è che... Il problema è che cliccando adesso sparirà l'effetto dell'invisibilità. Quindi mi sgamerà dopo questo. Vabbè, dai. Ci combatterò. Molto bene, taglierò lo secondo perché niente di interessante. Assolutamente niente di interessante. Gli orc davvero amiconi non mi hanno aggredito. Però che bello il drago, eh. Davvero bellissimo. Ok. Sono pronto a fare un viaggio rapidissimo verso... verso Frostell. Voglio tornare là. Perché devo andare, curiosità. Xanax. Ti chiedo scusa. Non so se si pronunci così il tuo nome. Mi ha detto, Hold, fai caso a una cosa. Dietro, nella parte posteriore del cavallo, sotto le gambe posteriori. Cioè vicino alle gambe posteriori. Ci sono tre pezzi di carbone. Anzi, fatemi leggere il suo commento. Se guardi bene sotto le zampe posteriori del cavallo ci sono tre pezzi di carbone messi a simulare indovina cosa. Ora, visto che si trovano sotto le zampe posteriori, cioè quindi io mi immagino per terra, allora penso che faccia riferimento agli escrementi del cavallo. Oppure potrebbe essere qualcosa legato più a una parte intima, sessuale, all'organo di riproduzione. Riderei tantissimo. Quindi non mi è ben chiaro. Magari sono io che sto distorcendo un po' troppo il tuo messaggio. Allora, andiamo là. A proposito di Riegling,
Comunque, allora, vorrei riportare come al solito tutto quello che mi avete scritto. Tipo, accenno questo, no? Prima ho detto che voi... Ah, questa è la trappola che mi ha fatto notare Riccardo, che ricorda una trappola Falmer, no? E a questo punto leggo anche il suo messaggio. Una cosa che mi ha colpito, magari di cui non ci ho fatto caso nei video trascorsi, beh, è la presenza di quella trappola che hai disinnescato, molto simile a quella Falmer, e lontana parente di quelle a cancello che trovi nelle fortezze Skyrim. Magari sono un riciclo, o potrebbe essere la versione Riekling di una trappola preesistente creata dai contrabbandieri banditi. È un'ottima osservazione. Sì, ricorda moltissimo quelle Falmer. Ora non so, magari la colorazione è diversa. Che potrebbe essere la stessa che utilizzano loro. Quindi mi sa, le fattezze sono davvero state riciclate da quelle Falmer. Però hanno cambiato forse qualcosina. Forse. Adesso mi sfuggono. Le altre me le ricordo molto scure. Ecco, tipo tutte di questo colore, no? Blu, nero, grigio, ecco, diciamo. Quelle Falmer. Comunque sì, hai ragione, hai fatto bene a notarlo. A proposito degli atteggiamenti Riekling. Per esempio, Priscilla, che ringrazio tantissimo per i post super bellissimi, intelligentissimi che mi fa ogni volta, come tanti altri, tante altre, mi ha scritto: potrebbe non essere legato a Riekling, magari loro non è che sono saccheggiatori banditi, cioè che rubano di proposito, magari loro trovano le cose in giro, no? In giro i bottini vari, e poi li riportano nelle loro tane, nelle loro grotte e così via. E posso, diciamo che sono anche d'accordo. E questo è il bello delle vostre supposizioni, che voi pensate cose molto differenti. Cioè, vedete, avete altri punti di vista. E non mi sento di escludere mai nulla. È per questo che mi piace dialogare con voi, perché siete diversi da me nel pensiero, capito? Quindi è interessantissimo. Però dove non concordo con te è quando è scritto che... secondo te non sono bellicosi. Però io credo che sia sbagliato. Credo piuttosto che loro trovino queste cose in giro per l'isola. Non che vadano esplicitamente a rubare nelle città o villaggi. Della serie non credo siano bellicosi, ma piuttosto che cercano di difendere il loro territorio. Ecco, quest'ultimo aspetto è probabile. Però che non siano bellicosi, ecco, dissento perché Attisca hanno attaccato loro. Certo. C'è sempre da considerare la difesa del territorio. Magari si sono stanziati successivamente in nord e quindi loro hanno voluto riprendere possesso di un territorio loro, magari. Però ecco, in quel caso loro hanno attaccato, ok? E hanno scacciato i nord. Però va bene, è interessantissimo. Loro difendono il territorio e ci sta. Anche perché, comunque sono queste. Vabbè, sta a simulare la cacchina di cavallo e non il fallo. No, per un attimo ho pensato anche a quello. Malizioso, un po' malizioso sono stato. Comunque, effettivamente il territorio dei Riekling nel corso dei secoli è andato a diminuire perché tra Nord, banditi ed altri fattori esterni, non mi uscivano le parole, loro hanno perso a mano sempre più territori e quindi loro si difendono. Ci sta tantissimo. E un'altra cosa molto interessante, adesso possiamo andare, è la curiosità che ha scritto Tarma. Non è detto che sia vera, non è detto che Bethesda ci abbia pensato, perlomeno secondo me è un'idea di Tarma, è un'idea originale sua, e non penso che sia riportata nella WESP o nella Wiki, almeno credo. E, insomma, lui ha scritto questo. Oltre al culto del cargo, sono orgoglioso di esserci arrivato. Lui mi ha scritto: ricorda anche Santa Claus, Babbo Natale. Cioè, allora, il carretto e il cavallo. In questo caso, il carretto e la renna. Quindi sostituite il cavallo con la renna. Il carretto è il carretto di Babbo Natale che porta i doni. Ed effettivamente la grotta, questa grotta è piena di doni, di oggetti preziosi, ok?
Questa isola si trova a nord di Solstheim, ci troviamo in un ambiente freddo e innevato, quindi ricorda il Polo Nord. Ed in più i Rickling sono la rappresentazione dei folletti. Porca Eva, ho detto mamma mia, ma può essere. Non ci. Dai, sinceramente non ci sarei mai arrivato, Tarma. Mai arrivato. E questa è un'altra cosa che. Vedete che è bello chiacchierare con voi. È fantastico. E non mi sembra affatto forzata perché riportano tante cose. Magari è una coincidenza, ma sono contentissimo che l'abbia riportata e che l'abbia condivisa. Per il resto, Darken Void, Massimo, Greenlander, lo stesso Drago del Nord, mamma mia. Tutti quanti, quelli che hanno spesso parole, Petra nello scorso video, tutti gli altri, insomma. Cioè io vorrei tantissimo fare un video a parte, visto che non riesco a fare la live, li utilizzo un mio format, ovvero quello della Tess Lore, dove parlo quei 10-15 minuti semplicemente di lore, non giocando, magari quando sto fuori, L'ultima per volta che ho viaggiato, parlare dei Rickling e avevo di quello che viaggiato avete per scritto. avuto la Ok, quindi tornerò possibilità sull'argomento con un video a parte, ok? Non voglio assolutamente trascurare questa cosa dei Rickling di casta che mi è piaciuto tantissimo. Allora, comunque, indipendente di ciò, voglio consegnare al Dalmer. Dove, pendenti sono qua, giusto? No, sugli oggetti. Ah, no, eccolo qua. Ben 11. Così risparmio anche di peso. Allora, andiamo a parlare con il Dalmer giù. Ti ritrovi in un bel guaio. Guaio? Che genere di guaio? Drovas Relvi mi deve 1000 septim. O almeno così era finché non l'hai mandato da quel Delvanni. Adesso è intoccabile. Per come la Ma tu vedo io, la per. colpa è tua se non può più pagarmi. Perciò sarai tu a darmi quell'oro. Ci avevo visto bene. Io l'avevo buttata lì. Avevo autorizzato. Magari Mogrul è una specie di strozzino. E sembrerebbe proprio così. E se non ti pagassi? Assolutamente questa. Non succede niente per ora, ma guardati le spalle. Ti manderò i miei esattori. Loro non sono gentili come me. In un modo o nell'altro avrò i miei soldi. Riguardo all'oro che ti deve Drovas. Ah vabbè, qui sta iniziando, diciamo, Correre ti stanca? l'interazione con lui. Sapevo Ok. che eri debole. Adesso pagami. Assolutamente no. Premo semplicemente cerchio, in questo caso C, ed evito di risponderti. Prima o poi pagano tutti. Vedremo. Aspetto con ansia i tuoi esattori, caro Mogrul. Voglio vedere di che pasta sono. Una volta uccisi, molto Lavoro probabilmente per toccherà a Mogrul. te. Se hai un problema, parla con lui. Di conseguenza morirai anche tu, caro mio. Spero che tu Drovas. sappia quello che fai con quelle fiamme. Sarebbe un Scusami. peccato se qualcosa prendesse fuoco. Drovas era contento di andarsene da qui, quindi la sua gioia, la sua liberazione stava nel, appunto, liberarsi di questo fardello dovuto, mi sa, a Mogrul. Oppure ci spiegò altre cose, adesso non ricordo. Però voleva andarsene, era preoccupato. Secondo me c'entra Mogrul. Allora, comunque. Compri ancora i pendenti dell'Impero Orientale? Tu continua a portarmene e io continuerò a pagarti. Perfetto. Se ti servono approvvigionamenti, sai dove trovarli. Al momento non c'è punto d'incontro. Quello non è un mio problema. Ero stato molto chiaro quando ho prestato i soldi a Garin. Li doveva restituire al primo raccolto. Vedrò cosa posso fare. Chiede soldi a tutto il villaggio. Qua rovina tantissimo la vita di questi cittadini, ma davvero tanto tanto. È un problema, Mogrul. Vabbè. Devo rompere questo. Distruggerò questo problema alla radice, prima o poi. Però facciamo una cosa. Allora.
Facciamo il viaggio rapido. Adesso io comunque voglio andare a Tel Mitri perché voglio andare a parlare con l'aiutante di Nelot perché mi deve dare quell'incantesimo, no? E penso che ormai sia pronto. Poi parleremo anche con Nelot di nuovo. Forse era meglio. Va bene, si vedrà in futuro perché magari camminando questi esattori mi avrebbero aggredito. Vabbè. Magari sarà bello in futuro trovarseli così di colpo dinanzi, minacciosi. Mogrul. Non vedo l'ora di ammazzarlo. Sono abbastanza cattivo. Andiamo sopra. Allora. Con te devo parlare. Siamo di qua, non disturbiamo Nelot, che lui dopo si arrabbia. Sono felice di vedere un viso amichevole. Qui tutti sanno essere così rudi. Poi andremo a parlare anche con il signor Drovas, eh? Perché lui non mi ha detto niente, poteva dirmelo. Di quello strozzino maledetto. Comunque qui non c'è nessuna frase, allora che cosa Vieni vendi? Beh. così, vuoi imparare a padroneggiare le arti arcane. Gli ha sparato un incantesimo. Allora. Perché no? Qual è però adesso il suo? Potrebbe essere questo? Perché era legato ovviamente a queste robe, no? Alla fine Nelot sta studiando tutta sta roba qua. Guardi, perché però ce ne sono due? Guardiano di cenere è quello che già ho, cioè quel simboletto, quell'occhio, quindi vuol dire quello che ho quello che possiedo. E il guardiano di cenere, vabbè, ce l'ho, sì. Ce ne sono due, questo è più debole. Crea un guardiano di cenere che presidia l'area affinché non viene distrutto. Consuma una pietra del cuore dall'inventario. Senza la pietra il guardiano ostile, ok. Evoca un essere di cenere per 60 secondi nel punto indicato da chi lancia. La progenie di cenere, questa è. No, il guardiano, errore di traduzione scommetto. Vabbè, prendiamola. Signore dei Dremora. Sfugge tantissimo. Come signore di Dremora? Vabbè, comunque. Vabbè, a posto. Sarà meglio che vada. Nelot, tu usi come cavia il tuo aiutante? Il mio nuovo sovrintendente è accettabile, se solo facesse meglio il tempo. Ah, ok, questo qui trova, se ci ha detto che il tè non gli piace, va bene. C'è qualche problema, vedete qualcosa c'è. Questa è la quest principale, molto probabilmente, quindi clicchiamo qua. Sto avendo delle difficoltà con i miei esperimenti sulle pietre del cuore. Mai sentito parlare dei cuori di Rovo? Certo. Vabbè, parlami di loro, è bello sentire le sue opinioni, lui è molto saggio. Sono feroci guerrieri scelti appartenenti alla tribù dei rinnegati. Si levano il cuore e lo sostituiscono con degli enormi semi di Rovo. Ciò permette alla loro scintilla vitale di connettersi direttamente alle forze naturali. Ho bisogno di esaminarne uno. Esplora, indaga, scopri quello che riesci. Lancerò su di te questo incantesimo di tracciamento mnemonico. Così non avrai il disturbo di dover prendere appunti. E comunque dubito tu possa discernere cosa è importante da cosa non lo è. Che maledetto stronzo, vecchio scorbutico, mamma mia. Va bene, mi prendi in giro tantissimo e ci sta, il suo personaggio è questo, è bellissimo. È incantesimo mnemonico, quindi potenzierà la mia memoria, no? Mi aiuterà a ricordare, a memorizzare. Che grande, che grande. Allora, un attimo solo, questo è interessantissimo. Cosa c'entrano i cuori di Rovo con le pietre del cuore? Spero di riuscire a ottenere qualcosa di simile. Se riuscissi a vincolare un essere vivente alle forze della Montagna Rossa, sarebbe formidabile. Porcheva. Ho compiuto degli esperimenti in questa zona, ma le mie cavie sono troppo delicate. Confido di apprendere alcune tecniche con il cuore di Rovo,
intuirne i metodi. Ci andrei io stesso, ma è per le lunghe peregrinazioni e i rischi elevati che esistono persone come te. Lo so, va bene. Dove trovo un guerriero cuore di rovo? I rinnegati vivono sulle colline nell'estremo ovest di Skyrim. Da lì in poi dovrai pensarci tu. Sono sicuro che non saranno poi così difficili da trovare. Ci siamo capiti? Quindi non ci sarà l'indicatore. Oddio. Non è così immediato, non ricordo i punti esatti. Rinnegati scelti, no? E vabbè, andiamo. Finalmente sparami l'incantesimo. Posso tornare a lavorare. Il simpaticone Nelot. Sono contento che comunque continua a darmi quest. Allora, adesso non so se farò un taglio, perché non sarà facile andare dritti verso... Non ricordo magari il... No, il villaggio. No, non riesco a parlare oggi, non mi vengono i termini. Fortino, secondo me la parola giusta è Fortino, Fortino dei rinnegati, in genere si chiama spesso così. Allora, sono arrivato nella parte, diciamo, sto guardando nella parte, ecco, Fortino ad esempio, no? Un posto tipo questo. Questo non è stato mai osservatorio Ponte di Drago, potrei anche andare lì, che è un punto nuovo. Qua ce n'è un altro, Fortino della Spira, vicino a Rorikstead. Stavo dicendo, non sarà facile individuare il fortino corretto, perché non sempre ci sono i rinnegati scelti. Allora, farò dei tagli. Questo magari non ve lo taglio perché è una zona nuova, inesplorata. Se non dovesse essere qui, vado sull'osservatorio. Dopodiché vado a caso. Ma comunque è interessantissimo quello che ha detto. Devo fare la stessa cosa, lo stesso procedimento che avviene con il rinnegato scelto e il cuore di rovo. La scintilla che poi dà la vita, no? Lui ha detto si tolgono. In realtà loro subiscono un rituale. Certo, vabbè, sono coscienti di subire un rituale. Giusto? Questo rituale lo subiscono dalle streghe, dalle Agriven, no? E una cosa, tra l'altro, adesso ci sto pensando. Questo rituale portano alla morte del soggetto, del rinnegato, gli tolgono il cuore, per forza. Oppure rimangono in vita grazie a una potente magia delle streghe. Vabbè, sembrano vivi, sono vivi, non sono morti. C'ho difficoltà. Non viene mai spiegata questa roba, no? Sapete cosa ho intenzione di fare? Qua devo utilizzare invisibilità. Ho intenzione di strappargli il cuore e farlo schiattare lì sul momento. È sempre fighissimo fare una cosa del genere. Sembra ammesso che ci sia per davvero un rinnegato scelto qui. Allora, questi due non lo sono. Mi devo anche sbrigare a passare in mezzo a loro. Ok. Niente. Lì ce n'è uno, ma sta quasi in fase di allerta. Questo è un Certo, è nudo. Potrebbe essere però un rinnegato, sapete? Allora, stiamo calmi. Questo mi si gira di colpo, io già lo so. Cuore di rovo, sì, però mi ha sga... Non dovrebbe esserci una... accentuata cicatrice qui sul petto? Allora, 53% di probabilità di rubare... di strappargli il cuore. Non ce l'ho fatta. Sei stato colto sul fatto, si è girato proprio in quel momento. Ho avuto davvero sfiga. Nota dei rinnegati, interessante. No! No.
Allora, eliminiamo tutti. Ma scusate, ma che difficoltà. Ma che difficoltà c'è? Ardua, sono morti subito, stranissimo. Cioè, con pochi colpi, i rinnegati sono tosti in genere. Però, mamma mia, quando ce ne sono. Per l'appunto, sono tosti. Cioè, ma è lei che è super livellata, gli altri budini, due colpi morti. Lei, due colpi? Magari mi ha colpito anche le frecce in lontananza e l'arciere, però cavolo. Vabbè. Torniamo lì. Penso che il sabotaggio automatico ci sia stato. Beh, perfetto. Faccio un... un grande taglio. Paura. Andiamo. Ragazzi, non sono riuscito ancora una volta a rubare il cuore di nascosto. Diciamo, a strappare il cuore di nascosto. Quindi, molto bene, avrò fatto dei tagli. Perché al 100% ho fatto dei tagli. Ora, sperando di non morire di nuovo. È il distruttore rinnegato che è davvero fortissimo. Adesso però è morto. Tostissimi. Comunque prima ho interrotto il discorso. A me... Oh, ottimo. Quella cosa che ha detto Nelot a proposito del cuore di quello che vorrebbe fare. Cioè, pratica lui al posto del cuore di Rovo utilizzerà la pietra del cuore. Cioè... quella cosa ha detto le forze della montagna rossa. Secondo me fa riferimento a, alla connessione che c'è tra le pietre del cuore e il cuore di Lorcan. In certo senso tutto è connesso con questa cosa. Quindi lui vuole creare, vuole dare vita, diciamo, a un individuo con grazie all'utilizzo di una pietra del cuore. Esattamente come succede a un rinnegato scelto con il cuore di Rovo. Però ecco, utilizzando il potere della montagna rossa, per certi versi quindi il potere del cuore del dio. Oh, ci sto vedendo male io, sto esagerando. Allora, comunque, cosa c'è scritto qui? La matriarca comincia a stancarsi della tua esitazione. La nostra gente controlla l'intero pendio orientale del Reach, tranne il forte Sungard. Conquistalo per tagliare la via di fuga agli invasori. Dobbiamo agire ora, mentre le difese del forte sono ancora deboli. Convoca le tribù, fa quello che è necessario. Se non agirai la svelta, lei troverà qualcun altro che lo farà al posto tuo. La matriarca, la strega. Eh già. Allora possiamo tornare da Nelot. Bene, si fa molto interessante. Con Nelot sempre roba interessante. Vado tutto in viaggio rapido, ragazzi. La pioggia di ceneri della montagna rossa ha spinto buona parte della fauna di sostegno verso la parte settentrionale dell'isola. Bella anche quell'immagine. Non dovevi venire qui. Che? Quanto tempo! No, fermo, fermo, tu mi muori! Tu mi muori! Vai via! Allora, Atrasis, assolutamente, e va bene, cura. Bravo, arrenditi! Aspetta un attimo. Aspettate una cosa, vedete, mi sono dimenticato totalmente. Possiamo approfittarne ora. Mi sono dimenticato totalmente. Allora, evoca Atronach della Tempesta, guardiano di cenere, signore dei Dremora. Arriva il colpo. Guardiano di cenere, questo è quello che avevo io. Ecco, progenie di cenere, questo che mi ha dato. Ho detto bene, non è stato un errore di traduzione. Signore dei Dremora. Se è un Dremora diverso, incredibile. No, è sempre lo stesso. Dovrebbe essere sempre lo stesso. Esteticamente parlando, però magari ha un nome diverso. Asura significa saggezza. Non ha un nome.
Signore Dremora punto e basta. Però signore dei Dremora. Dal nome mi fa pensare che è il più forte dei Dremora. Dal nome però non è detto. Magari diciamo statisticamente forse è identico a quello che evochiamo grazie alla rosa di Sanguin. Cioè diciamo a questo livello. Perché poi mi è stato scritto che il Dremora evocato è potente in base al tuo livello di combattimento. Infatti ci sono più Dremora con diversi numeri, no? Questo qui, secondo me, potrebbe essere allo stesso livello di quello più forte che evochiamo, insomma. Perché, per l'appunto, noi stiamo adesso a livello 56, poi... non lo so... su quali livelli esattamente si basa, Magari dal livello 50 in poi si evoca quello, oppure da prima, da 40... Boh, non ci ho fatto caso io, e non lo ricordo. Allora, Nelot, vieni qua. Vieni qua e dimmi un po', va. Questo è interessantissimo. Dov'è quel pigrone del mio sovrintendente? Varuna? No, un momento. Trovas? Cioè, farti capire... L'ha chiamato veramente! Parlaci, parlaci! Ah no, è un caso. Maestro, avevi promesso di insegnarmi un nuovo incantesimo di... Intanto che parla di lui, con loro. È così difficile preparare una tazza di tè alla radice canigna. Non dico buona, ma almeno decente. Devi del denaro a Mogrul? Più o meno. Gli dovevo 1000 septim, ma ora non più. Adesso che sono il sovrintendente di Nelot, non osa nemmeno chiedermeli. Però adesso vuole che io lo paghi. Oh, mi dispiace. E sappi che non ti darà tregua. Ti metterà alle calcagna i suoi scagnozzi finché non lo paghi o non lo uccidi. Perché non lo paghi e basta? Pagarlo? E perché? Volevo dire, non ho denaro. Lo farò presto. Nelot paga bene. Ma al momento non ho niente. E forse mai l'avrò. Sai, spese personali e simili. Mi spiace per Mogrul, i brutti ceffi e per tutto. Dovresti darmi almeno quello che hai. Persuadi. Non capisco perché. Il problema è tuo adesso. Ma tutti che ci sfruttano tantissimo, eh? Vabbè, dai. Ti auguro buon viaggio. Allora. Ho esaminato il guerriero cuore di rovo. Ah sì? Lasciami estrarre quei ricordi e vediamo se hai trovato qualcosa di utile. Sarà mia massima premura non divulgare eventuali ricordi non strettamente rilevanti. Tieni, ti meriti una ricompensa per gli sforzi profusi. Immagino non sia stato un viaggio facile. No, coincidenze. Voglio che tu mi approfondisca. Deve esserci qualcuno che trama alle spalle di tutti i miei recenti problemi. Anche sta cosa che mi ripete spesso, ma... Prima gli attacchi delle progenie di cenere. Ah, poi certo, la mia casa che appassisce. È come se qualcuno mi stesse perseguitando. La casa che appassisce, cioè... Telmitrin si sta... appassendo, si sta rovinando, marcendo, ma appassire è il giusto termine. Se qualcosa poteva andare male, così è stato. Gli attacchi della progenie di cenere, la mia casa e perfino il mio sovrintendente assassinato. Ah, giusto, io non stavo non ho pensato mai di collegare tutti sti avvenimenti. Bello. Troppe coincidenze. Non è paranoico. Deve esserci qualcuno che trama alle spalle di tutti i miei recenti problemi. Qualcuno mi sta prendendo di mira. Cioè, pensate... Allora, che stupendo che personaggio. Posso darti di quale tua ricerca? Andiamo avanti con sta cosa del cuore di rovo e cuore di pietra. Questo invece fa riferimento a questo problema che ha. Questo problema che teme. Però adesso io mi fermerò qui. Gli chiederò sta domanda e poi mi toccherà salvare. Il filo di collegamento all'anima ha 3 nodi. Uno per il cuore, uno per lo spirito e uno per il corpo. Il nodo fornisce al collegamento una forza che potrebbe essere il tassello mancante che sto cercando. Non vedo l'ora di scoprirne di più. Va bene. Finalmente posso tornare a lavorare.
A posto, ragazzi. Io sal vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per tutti i commenti, sta interessanti. Ci vediamo al prossimo video, che non tarderà stavolta a uscire. Molto probabilmente uscirà entro domenica, quindi entro questa settimana. E niente, sono troppo curioso di sapere. Ciao a tutti, buona giornata o buona serata, dipende da quando vedrete questo video.